È finito in una cella di Forni il secondo fiancheggiatore di Francesco Matrone, un cugino di primo grado della Primula Rossa. Indizio dopo indizio gli investigatori si sono convinti del suo ruolo. Pasquale Matrone, cugino di Franchina Belva, era un avamposto senza eguali nella gestione dei rapporti tra la famiglia ed il latitante. Nato a Scafati 59 anni fa, residente a Poggiomarino di professione gommista, aveva fatto della sua officina il luogo di aggregazione del circuito familiare ed amicale di fiancheggiamento di Francesco Matrone. Anche per lui, come per Gerardo Giuliano ammanettato venerdì 17, l'accusa è di aver aiutato il latitante a sottrarsi alla cattura, assicurandogli assistenza, fungendo da collegamento tra lui ed i familiari che gli faceva incontrare, contribuendo a creare quella cortina di omertà capace di garantire irreperibilità al fuggiasco destinatario anche di due ergastoli. Le manette sono scattate questa mattina alle prime luci dell'alba in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla PM Vincenzo Montemurro. Con Francesco Pasquale condivideva la passione per la caccia e per i cani. In numerose occasioni gli inquirenti avevano notato che Pasquale andava ad incontrare la moglie di Francesco consegnandole in genere abbigliamento. In un'occasione, oggetto dello scambio destinato evidentemente al fuggitivo, anche un setter. Il puzzle investigativo aveva preso corpo man mano, visto l'impegno senza tregua da parte dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Salerno. Proprio all'interno dell'officina di Pasquale Matrone era stata notata per la prima volta quella Honda Transalp 700 che era poi stata ritrovata al momento dell'irruzione nel rifugio di Francesco Matrone coperta da un telo. Così come non era passata inosservata la presenza dell'operaio forestale Gerardo Giuliano, ad insospettire i carabinieri una circostanza in particolare, lo spostamento di Giuliano da Acerno a Poggiomarino per riparare una vettura. Uno dei motivi per cui era finito sotto osservazione Giuliano, uno dei motivi per cui era finita sotto osservazione tutta la zona montana dove poi la Primula Rossa era stata catturata. La quadratura del cerchio era arrivata presto. Gli inquirenti avevano notato il figlio del latitante nell'officina del gommista di Poggiomarino e i suoi contatti con Giuliano. L'attenta, costante e discreta azione di pedinamento ininterrotta dell'operaio forestale ha portato all'individuazione e alla cattura del latitante dopo 5 anni di fuga.